cadetti e giovani, giornata riservata ai cadetti, e in ogni giornata vedremo le tre specialità. Abbiamo visto la sciabola aprire, il fioretto a metà giornata, chiudiamo con la spada. Domani stessa giornata con le categorie giovani, quindi avremo la sciabola femminile, il fioretto maschile e la spada femminile. Gli ultimi due giorni ovviamente generi invertiti, prima cadetti e poi i giovani. Prima finale, prima semifinale, Silvia Liberati, circolo scherma Terni, e Vittoria Lazzari, scherma Treviso. Andrea Caldarulo, l'arbitro della finale, che viene prontamente microfonato, e la spada femminile, la spada ha regalato come tradizione le prime sorprese di questa gara, per chi è stato con noi durante le finali della sciabola e del fioretto. Appunto, abbiamo visto trionfare due degli atleti che hanno fatto parte della spedizione azzurra al mondiale e all'europeo, quindi a Tallinn, all'europeo di Tallinn, al mondiale di Plovdiv. Adesso qualche outsider in campo, oltretutto una finale completamente giovane, perché non ci sono atlete del 2006 e ci sono tre ragazze del 2007 e addirittura una del 2008. Atleta del 2008 che è Dorotea Tarantini, che vedremo nella seconda semifinale. In questa prima semifinale abbiamo detto Silvia Liberati e Vittoria Lazzari. Vittoria Lazzari, l'unica che comunque aveva avuto esperienza azzurra quest'anno, infatti ha fatto parte del quartetto che ha partecipato ai campionati europei, già presente nella finale a 8 lo scorso anno a Catania, è stata ottava. Iniziato il match sul 3-1 per la Liberati, adesso la Lazzari a segno accorcia le distanze 3-2. Ricordo spada arma non convenzionale, bersaglio valido tutto il corpo, non c'è regolamento, chi tocca mette il punto. Bersaglio valido tutto il corpo, stoccata simultanea, un punto per uno e siamo tre pari. Vedete come prepara Lazzari, ha sempre questo movimento in piccolo piegamento in avanti, quasi a voler partire. Adesso parte in modo un po' scriteriato, avete visto, prende il ferro, poi tira indietro il braccio e Liberati la punisce. Ovviamente, essendo bersaglio valido tutto il corpo, è chiaro che lo spadista deve sempre cercare di non scoprirsi nei suoi movimenti, specialmente in partenza, quando può rischiare di prendere proprio sul primo tempo l'arresto dell'avversario. Avete visto ancora due tentativi a vuoto di Lazzari e poi la stoccata di Liberati. Sembra quasi abbiamo un po' voglia di accorciare i tempi. Lazzari, due stoccate figlie di poca pazienza. L'arma, la spada è l'arma della pazienza, l'arma per eccellenza della pazienza. Niente di fatto. Cartellino giallo per le Liberati. Il suo corpo a corpo non è stato regolamentare. Avete visto, dopo la parata della Lazzari ha chiuso proprio lo spazio fra lei e l'avversaria, quella che in gergo si chiama la misura, l'ha chiusa irregolarmente, impedendo all'avversaria di rispondere. Questa invece, stoccata tirata a misura perfetta, avete visto, ha raccolto il ferro e poi ha colpito l'avversaria al braccio.
trovato Ferro, poi ha cercato la conclusione in affondo, Liberati non è andata a segno. 6-4, mancano 18 secondi al termine. Vittorio Lazzari che occupa comunque il secondo posto nel ranking italiano attuale, quindi delle 4 è quella appunto con, diciamo, i gradi della favorita, era nello ristretto lotto delle favorite inizio gara, poi ripeto, come sapete, la spada succedere veramente di tutto. Silvia Liberati numero 12 del ranking. Numero 9 Bellini e Tarantini, numero 35, questa l'entry list della gara di oggi. Eccola qua, Silvia Liberati a bordo dell'inquadratura, Michela Cascioli, mentre Roberto Simeone era il tecnico, stava seguendo l'atleta Lazzari. Ci è ripreso con una lunga fase di studio. Una bella partenza di Lazzari, avete visto, finta il colpo basso, il colpo alla gamba e poi una flash per entrare. Atleta che abbiamo visto prediligere molto l'azione offensiva, il gioco di gambe, e adesso entra molto bene in attacco Silvia Liberati. 7-5, ancora vantaggio per la Ternana. Molto bello ancora, due attacchi in misura perfetta, 8-5. Sorprendere a Liberati, in questo momento è rimasta proprio ferma, probabilmente poteva aspirare anche a un doppio in questa stoccata. Silvia Liberati, che di cui non conosco le parentele, ma che porta un cognome importante per la città di Terni. Cognome del quello che era soprannominato il Cavaliere d'Acciaio, il motociclista Libero Liberati, campione del mondo di motociclismo. E ancora si fa sorprendere Silvia Liberati. Chiesto uno stop, probabilmente per, penso per i capelli,
Parata risposta è avanzato proprio cercando la conclusione dell'avversario dopo aver preso due botte dritte. Lazzari tirato il controtempo. Però è un bel tempo di entrata da Liberati, si gioca tutto lì. Lazzari che cerca sempre, vedete, lo spazio per provocare l'avversario. Liberati, se trova lo spiralo giusto, riesce a tirare, se no c'è il controtempo della Lazzari. Siamo 9 pari e occhio ogni tanto anche alla partenza di Vittorio Lazzari. Niente di fatto, attenzione a questo controtempo, a questo corpo a corpo. Vedete la parata di Lazzari e poi ecco questa entrata, c'è un rischio per Liberati, ha già il cartellino giallo, ha rischiato molto in questa azione. E addirittura, e qui c'è il giallo e c'è il rosso. E avete visto come, guardate l'azione, e poi si gira, colpo di schiena all'avversario, mette già la mano al cartellino l'arbitro. Siamo 10-9 per Lazzari, arriva il cartellino rosso per Silvia Liberati. Inevitabile. Molto bene, misura stretta. Pareggio immediato. Adesso sul corpo a corpo è Lazzari che tocca, una fase in cui si tira a centro pedana. Molto bella questa. Due stoccate molto importanti per Vittorio Lazzari. Accelerato un pochino, era trevigiana. Cercato il controtempo, aveva trovato il ferro, ma poi camminato troppo, è arrivata sotto misura, si è presa la rimessa. Una stoccata forse che poteva meditare un pochino di più, che adesso l'avversario è di nuovo lì a stretto contatto. Ancora una partenza fuori misura, adesso c'è il colpo doppio, 13-12. Questo scambio di ferro premia ancora Vittorio Lazzari. Ed eccolo qua la stoccata che chiude il match. Eccola qua, Vittorio Lazzari va in finale, si giocherà il titolo con la vincente del match tra Matilde Bellini e Dorotea Tarantini. Ecco, vediamo, ecco l'ultima stoccata. No, questi sono gli highlights, già sono alcune stoccate della prima fase. Ecco, questa è una flash portata fuori misura dalla Lazzari. Questo era le prime stoccate che avevano visto comandare nel punteggio la Tarantini. Ed eccole qua le due